Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntata dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo rapidamente di ROM, BIOS e firmware. Andiamo con ordine. ROM, Read Only Memory. È un acronimo informatico, indica un tipo di memoria non volatile in cui i dati sono memorizzati tramite componenti elettronici fissi e stabili. Contrariamente alla maggior parte delle unità di memoria di massa, il contenuto della ROM non è modificabile durante il normale funzionamento, ma la ROM potrebbe essere modificabile con diverse tecniche se il circuito ROM prevede un qualche tipo di aggiornamento. Possono essere vari tipi di ROM, a diodi, a bit, a dischi ottici, ROM a maschera, ROM, EEPROM, EEEPROM, EAROM, Flash ROM. Nei primi retrocomputer il termine ROM era il luogo fisico in cui risiedeva il firmware. Firmware, ossia, sono i primi programmi che erano eseguiti all'accensione della macchina, che contenevano una sequenza di istruzioni primarie integrate in un componente elettronico che permetteva di interagire tramite alcuni protocolli di comunicazione o di interfacce di programmazione per inizializzare il funzionamento del computer. Nei primi retrocomputer il BASIC inizialmente era caricato in RAM da cassetta o da disco, poiché i chip ROM erano componenti molto costosi. Gradualmente sono stati inventati diversi tipi di ROM che ne hanno abbassato il prezzo, per cui in ROM i primi retrocomputer di solito avevano il BASIC e non di rado anche il sistema operativo del disco. BIOS, acronimo informatico di Basic Input Output System. Anche questo è il primo programma che viene eseguito dal PC dopo l'accensione. Cura quindi la fase di boot e di configurazione hardware. De fatto il BIOS praticamente sta in ROM ed è il firmware del sistema dei PC. Verso la fine degli anni 1970 Intel ed IBM iniziarono a produrre i primi personal computer e IBM stipulò un accordo con Microsoft per la messa a punto di un sistema operativo. Microsoft decise di dividere il sistema operativo in due parti. La prima è il BIOS, che comprendeva le operazioni di base per far dialogare le componenti hardware del PC, e questo, il BIOS, risiedeva in un chip di memoria ROM, appunto Read Only Memory. Seconda parte, il sistema operativo invece risiedeva su un floppy disk e veniva caricato ad ogni avvio del PC ed era composto da un insieme di programmi che interfacciavano il computer con l'utente, permettendo di svolgere una serie di operazioni di base, il sistema operativo del disco. Nei primi PC IBM il BIOS supportava tutte le periferiche e il DOS si affidava al BIOS per la gestione delle periferiche. Con il passare del tempo, il mercato delle periferiche hardware compatibili per PC ebbe ad allargarsi in modo smisurato. Per evitare incompatibilità e conflitti hardware, la gestione delle periferiche fu inglobata nel sistema operativo con i drivers delle periferiche. Con il passare del tempo, molti produttori hanno quindi sviluppato molte motherboard, schede madre, e hanno sviluppato il proprio BIOS, appunto personalizzandolo in modo molto forte, ma hanno superato i problemi di incompatibilità hardware in quanto tramite il sistema operativo che appunto cura la gestione delle periferiche con i relativi drivers. Ora vi consiglio, se non l'avete fatto, di dare una sbirciata al podcast precedente Terminale contro Personal Computer per comprendere la principale differenza che l'introduzione del PC ebbe a proporre all'utente rispetto ai terminali che nel 1970 erano grandemente diffuse negli uffici, università, grandi aziende, ma era una cosa profondamente diversa. Per questa rapidissima puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.